cari amici. Cari amici, a tutti voi un caloroso e forte abbraccio e benvenuti, benvenuti numerosi entusiasti in questa nostra amatissima piazza a sostenere liberamente lista numero uno capeggiata dall'architetto Franco Archidiavolo. Scusatemi, scusatemi se sgrammatico qualche parola, sono un po' emozionato e purtroppo non sono abituato a parlare da solo e in presenza di così tanta gente. Per chi non mi conoscesse, sono Nicola Cioria, meglio conosciuto come Nicola il pittore. Grande! Anche svolto. Questa è la mia prima volta che partecipo in qualità di candidato alla carica di consigliere comunale per l'amministrazione del nostro amato paese. Ed è con grande entusiasmo che ho accettato di far parte di questa squadra degli 11 in campo di Liberamento. Sono orgoglioso e fiero dei miei compagni di viaggio e del nostro candidato a sindaco Franco Archidiavolo. Grande! Come tutti voi già sapete, nel campo sociale la mia presenza nel paese è stata sempre attiva e costante, con impegno diretto e fattibile, presente in tutte le manifestazioni e organizzazioni. Penso alla squadra di calcio, in cui ho giocato e della quale sono stato, penso al club di Valle San Carlo, di Lippo, senza contare l'aiuto che ho dato e do alle tante associazioni presenti sul territorio. Da ultimo, ho cominciato, a detta di Valle, qualche gnomo veramente, a collaborare anche con l'associazione Arcigay. Grande! Come se gay poi fossero appestati o altro. Oltre all'ambito sociale, è necessario occuparsi anche delle questioni amministrative. Saremo attenti e sensibili ai problemi degli anziani, dei giovani disoccupati, della scuola, delle strade, dell'ambiente, delle campagne e di tutte le cose che possono riguardare noi. E non sto qui a elencare. Ci impegniamo a gestire la cosa pubblica con trasparenza, per rispetto di tutti e per il bene di tutti. A questo punto è doveroso fare qualche riflessione, ad esempio sulla gestione della lentezza urbana, la cosiddetta monnezza. Mi impegnerò e ci impegneremo per la corretta gestione della lentezza urbana, con grande trasparenza ed equità. Il mese di lavoro tocca a tutti e dico a tutti. Stando attenti però nella selezione, favorendo però le famiglie più bisognose, i disoccupati, i giovani e tanti altri. Il lavoro è un diritto che spetta a tutti e non si può far passare come un favore personale di qualche amministratore di turno per poi essere ricattati e umiliati durante la campagna elettorale. Grande! Come sta cercando di fare qualcuno in questi giorni, violentando l'anima e la dignità di qualche povero ragazzo in difficoltà, con assurde promesse e fodute. Anche con promesse di futuro e assurde assunzioni comunali. E non mi si venga a dire, con un mese o due di lavoro, nell'arco del paese amministrativo, si possono risolvere i problemi economici delle famiglie o di un giovane disoccupato. Massimo. Cari amici,
Io che sono un padre di famiglia, penso che ci vuole ben altro. Ben altro. Il mio e il nostro impegno è quello di proporre il comune quale soggetto propulsore dello sviluppo socio-economico del territorio, per cercare di porre rimedio alla grossa piaga occupazionale che ci assilla e tormenta la nostra comunità. Certo, nella spesa delle risorse disponibili del comune si dovrà tenere conto prima di tutto delle esigenze dei valsacardesi. Voglio fare una considerazione. Di certo non affideremo più la manutenzione degli automezzi di proprietà comunale da artigiani fuori dal nostro paese, come hanno fatto gli amministratori uscenti. Di certo non rimarremo sospesi contratti di gare fatte e aggiudicate, tipo il bando indetto dall'amministrazione comunale qualche tempo fa per l'affitto di un locale idoneo per ricovero degli automezzi comunali. Ottima cosa, diremo tutti, ma la stranezza sta nel fatto che la gara fu fatta e aggiudicata correttamente dal nostro concittadino. Ma non si sa perché, altrimenti dormono ancora fuori, sotto le stelle. Questo ci fa capire che evidentemente il bando non aveva previsto l'inclusione di un terzo incomodo e quindi si è preferito lasciare tutto in sospeso. Questo di certo non è gestire al meglio la cosa pubblica. Il nostro intento è di cambiarla, ispirandoci alla trasparenza e all'imparzialità. Cari amici, attenti ai falsi buonismi e a quegli individui che con ogni mezzo cercano di carpire la vostra buona fede, calpestando la vostra dignità di persona libera. Non vi lasciate abitolare da false promesse. Fate un'attenta analisi del particolare momento in cui viviamo oggi. La vera novità siamo noi, che con umiltà continueremo. Con umiltà continueremo a incontrare la gente per strada, avvicinandola nel modo più rispettoso e cordiale possibile, come abbiamo sempre fatto, e a differenza di alcuni personaggi che ci assalgono e ci aggrediscono verbalmente, dando giudizi e risposte un po' nervose, un po' fuori luogo sul nostro gruppo. Prima di concludere, il mio pensiero corre al grande assente della piazza, qualche malinconico ha scritto, il guardiano del paese, il nostro amato Pio. Testimone di tante campagne elettorali e comizi, caro alla nostra comunità, figura emblematica di tutti noi. A nulla è falsa la cuna della Bagnarola, qualche solerte amministratore è corso a innaffiarla subito dopo le passate elezioni per cercare di tenerla in vita. Povero Pioppo, purtroppo è stato abbattuto per mancanza di cuore. Non potrà mai essere sostituito nei ricordi di tutti con un alberello come il figlio. Di lui ci resterà solo un bellissimo ricordo. Questo è altro. Hanno spinto la mia candidatura in modo che io possa rimettermi ancora più attivamente a servizio di tutta la nostra piccola comunità, con umiltà, coerenza e soprattutto impegno e dedizione, facendomi portavoce di tutti i vostri problemi quotidiani. Arrivederci al prossimo incontro. Uniamoci tutti intorno alla lista numero 1, liberamente insieme per unire, capeggiata da Franca Archidiacono. Contrassegnata al simbolo 30 di mano e 3 spine. Votateci, la vera novità siamo noi. Vi ringrazio tutti per avermi sopportato.
e prima di cedere la scena al mio caro compagno di squadra Pasqualino Cipriano, permettetemi di ringraziare e abbracciare un mio amico, a me molto caro. Grazie, nonno Pippo. Viva Valle San Carlo, viva Valle San Carlo.